Ha ragione la mamma. Forse un giorno sarò sacerdote, ma intanto devo fare qualcosa per impedire le risse tra i miei compagni. E se imparassi dei giochi di prestigio e poi... Ma sicuro. Come bravo? Ma come fa? C'è un trucco di sicuro. No, è proprio molto bravo. Non mi sembra poi tanto difficile. Con un po' di pazienza potrei imparare anch'io questo giochetto. Ora vedrai. Fa saltare la bacchetta sulla fronte senza far cadere la pallina. Non ci credo. È vero. E dopo la predica... E che predica? Quella di Giovannino. Non lo sai? A metà spettacolo, mentre si riposa un po', ci spiega quello che il parroco dice in chiesa la domenica. E poi vedrai che giochi di prestigio farà. Attento! La bacchetta cade! No, resiste! Ma un giorno... Eccolo di ritorno, il ciarlatano! Ti ho già detto che devi smetterla con quelle stupidaggini, hai capito? Ascoltami bene. In questa casa, dopo la morte del babbo, si lavora tutti. E anche tu devi guadagnarti il pane che mangi. Io lavoro, Antonio. Oggi ho raccolto il grano turco. Poi ho aiutato la mamma a vangare. Poi sei andato a fare il ciarlatano. Ma Antonio, io devo fare... Tu devi fare quello che ti dico io e basta. Cos'ha quest'oggi Giovannino? Deve aver pianto molto. Eppure sta bene. Ha fatto i suoi giochi con la solita abilità. Chissà perché guardava sempre verso casa. Si direbbe che abbia paura. Vediamo un po' se dopo la preghiera continua lo spettacolo. È bravo davvero. Te l'avevo detto. E non volevi venire. Se quel ragazzo andasse in un circo, guadagnerebbe dei bei soldoni. Ah, glielo abbiamo detto, ma lui dice che i soldi non lo interessano. Che spavento! A momenti cadevo. Ma non lo vedete che lo fa apposta? Mi viene il batticuore. Chiudete gli occhi! Di giorno in giorno, mamma Margherita si convinceva sempre più che il Signore doveva avere dei disegni particolari per quel suo figliolo. Era così fervoroso nella preghiera, così zelante nell'attirare al bene i compagni di gioco. Con molta cura, mamma Margherita lo preparò alla prima comunione. Dopo tocca a te. Ricordati di quello che ti ho detto. Sì, e anche tu perdonami se qualche volta... Tutto perdonato. Da quel giorno, Giovannino sentì ancora più forte il desiderio di istruirsi nella religione. La grandezza di Dio, l'esistenza dell'anima, la vita eterna gli ricordavano il suo splendido sogno. Parla loro della bellezza della virtù e della bruttezza del peccato. Ci riuscirai con l'obbedienza e la scienza. Farai il pecoraio, capo di briganti. Chissà, forse un giorno sarai sacerdote. Quando Giovannino vedeva un sacerdote, si sentiva subito attirato verso di lui. Un giorno a Murialdo, alla festa patronale, dopo aver girato fra giostre e baracconi in cerca di prestigiatori per impararne i giochi, vide davanti alla chiesa un giovane chierico. Ti piace la festa? Sì, reverendo. Due parole e il chierico Cafasso si guadagnò subito la simpatia di Giovannino. Da dove vieni? Vengo dai Becchi e mi chiamo Giovannino Bosco. Vuol venire a qualche divertimento? No, Giovannino, i miei spettacoli
piacciono le funzioni in chiesa. Anche a me piacciono molto, ma c'è tempo anche per la fiera. Chi diventa sacerdote diventa tutto di Dio, e tutto ciò che è del mondo non lo interessa più. Un altro sacerdote messo dalla provvidenza sui passi di Giovannino Bosco fu Don Calosso. Si incontrarono sulla strada che conduce da Bottigliera ai Becchi, dopo una predica sulle missioni. Tu vieni dai Becchi, non è vero? Sì, reverendo. Vengo ad ascoltare le prediche. Bravo! E ti ricordi qualcosa? Vuole che le ripeta quella di oggi e quella di ieri. Come, come? Il predicatore oggi ha parlato della necessità di non rinviare la propria conversione. L'ha detto in tre punti, eccoli. Al peccatore ostinato mancherà un giorno il tempo, la grazia e la volontà di convertirsi. Senti, ragazzo, ti piacerebbe studiare? Oh, sì. E perché vorresti studiare? Per diventare prete. Mi occuperei di ragazzi. Senti, domani vieni da me. Sì, figliuolo, sei fatto per gli studi. Esprimi bene. Vieni ogni giorno da me. Tu hai buona memoria, leggi con senso e ti insegnerò un po' di latino. Oh, Don Calosso, io non so se i miei... Vuoi farti prete, no? Dunque, lascia fare a me. Ne parlerò a casa. Il signorino vuol studiare, eh? E noi a vangare, a romperci la schiena per il signorino. No, mai. Lavoro io per Giovanni. Chi comanda qui dentro? Comando io. E di già che siamo in argomento, dirò chiaro e tondo che in casa mia questo mangiapane non lo voglio più. Antonio, cosa dici? Dico che se ne vada, capito? Non lo voglio più vedere. Vattene!